Gentili telespettatori, buona giornata. Cresce il malumore nel Partito Democratico contro la Schlein. Perché? Beh, prima di tutto perché non riesce a dire una cosa giusta. Dice sempre tutto sbagliato. Tranne il salario minimo, tutto quello che dice, tutto è completamente sempre... Illogico, sbagliato, senza senso. E non è una questione di interpretazione ideologica, è una questione proprio di cose senza senso, come se fosse Antani, sbiligù dagli Antipodi, è come se fosse vice sindaco, Antani. Queste cose qua che non, non, non hanno nessun senso, adesso io vi ho, vi ho fatto la. la la scenetta di amici miei del conte mascetti ugo tognazzi che faceva quel personaggio che diceva cose senza senso come se fosse antani con i fuochi fatui ecco nel pd dicono 6 su 6 che è superenalotto che è 6 su 6 beh col molise sconfitta chiara una batosta Terribile. 63% il centrodestra contro il 35%, il famoso campo largo, che alla fine è un campetto di calcetto, forse. Magari metà campetto di calcetto. Ma lei minimizza, dice: beh, ma era già del centrodestra, hanno confermato la loro regione. Che analisi profonda. Vengono i brividi. Quando senti la, la Schlein che fa le analisi delle, delle cose, è incredibile. A me viene fuori un. Un senso di devozione quasi, no? loro hanno perso. È normale: la regione era già della destra, quindi l'hanno mantenuta. Non, non, non drammatizziamo, 63% a 35%. Non drammatizziamo, era normale. Nel PD dicono alla faccia del bicarbonato, dell'analisi logica e grammaticale del periodo, eccetera, eccetera. Vabbè, ma. Nel PD dicono, beh, insomma, questa del Molise era la sesta volta che il PD faceva alleanza con i 5 Stelle. Questa volta persino esibita nell'ormai famosa chiacchierata al bar di Campobasso tra Elli, Giuseppe, Conte, a base di limonata, eppure il patto della limonata. Dicevano, qui andiamo a... Qui andiamo a vincere, qui il centrodestra in vantaggio, sì. qui facciamo il colpaccio e cambiamo la storia degli ultimi tempi, qua sarà l'inizio della rivincita del Partito Democratico e della sinistra che sta rinascendo, bla 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 bla, una sconfitta proprio contro il muro, 63% a 35, è una roba tremenda. E nel PD dicono, allora nel, nel Movimento 5 Stelle dicono: Ma scusa, Conte, piuttosto che andare a prendere il caffè e le limonate, ma vai a parlare con la gente, fai il lavoro del politico. Ma figuratevi, Conte che va a parlare porta a porta alla gente. Ma dai, ma dai, i politici non sono più quelli che andavano a fare comizi. L'ultimo che faceva comizi era Salvini, ve lo ricordate? Tre comizi al giorno. Poi anche per lui è cominciata la discesa, i comizi di Salvini non andava più nessuno. Oggi non li fa neanche più perché sa che non si presenta nessuno. Quando hai l'8% non viene più nessuno a vederti. E così, eh, nel PD invece dalla parte di Schlein dicono questa era la sesta volta che eravamo alleati col Movimento 5 Stelle e abbiamo perso sei volte su 6 tutto sto campo largo, forse alla fine, non serve assolutamente a nulla. Ma la come vi dicevo, che ha commentato «Niente psicodrammi, il Molise aveva scelto la destra cinque anni fa, è rimasto a destra il Molise, non ci sono sorprese, si va avanti sulla strada tracciata». Ma qual è la strada tracciata? Bah, la strada tracciata. Beh, il Molise è rimasto a destra, era già a destra come cinque anni fa. Eh? È come se il PD fra cinque anni perde le elezioni e dice, eh, vabbè, il paese aveva già votato destra cinque anni fa, niente di nuovo, hanno rivotato destra. Insomma, diciamo che è una spiegazione molto profonda, è proprio un'analisi del risultato eccellente ed eccezionale. Ma dove la trovate un'altra capa politica che vi spiega le cose in maniera così semplice e diretta? Abbiamo perso perché abbiamo perso. Cinque anni fa abbiamo perso in Molise, oggi abbiamo perso, e è normale, è la continuità. Avevano vinto cinque anni fa e hanno vinto anche oggi, è normalissimo, no? Andiamo avanti per la strada tracciata. Dice, scusa, qual è la strada? Ma quella lì, no? La vedi? Ehm, no, qual è? Lì! Ma insomma, la strada tracciata! Quella che ho tracciato io mille volte. Dice, ah sì, scusa, scusa, ero sovrappensiero, certo, la strada tracciata... Certo, certo, la strada tracciata, sì, 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 eh. ci vediamo la prossima volta, arrivederci, e grazie. La strada tracciata. Eh sì, quando perdi dici ma è normale, abbiamo perso anche l'altra volta, perdiamo anche stavolta. Fra un po' di anni, quando si rivoterà in Molise, riperderanno, diranno ma è normale, abbiamo perso cinque anni fa, dieci anni fa, è normale. Eh, abbiamo solo perso un'altra volta. È la, è, è la legittima continuazione. È la linea del tempo. È come viaggiare nel tempo. Va bene, insomma, ehm, questa schlein non ne dice una giusta. Non ne dice una logica. Dice tutte cose senza senso. E quando, quando tu dici ogni tanto qualche cosa un po' così dici: vabbè, sarà stata. Ma quando tu. Su dieci cose, dici dieci cose senza senso, allora cominci a dire forse la persona è proprio così. E poi la successivamente ti chiedi: ma come è arrivata lì? Ma come li scelgono nel PD i capi politici? Che selezioni fanno? Che domande fanno? Come sono sti colloqui? Ma chi è che fa i colloqui? Santori, quello delle sardine? Ecco, um, ogni giorno sono sempre più perplesso sul come si arrivi a comandare nel Partito Democratico. Perché per me la Schlein capo del PD risulta un mistero inesplicabile. Inspiegabile. Inesplicabile in spagnolo, no? Inesplicabile. È un mistero inspiegabile. Sono quei misteri che ci sono nel mondo. Arrivederci a tutti e grazie.